Quando parliamo di bioplastica, cosa intendiamo? Intendiamo un prodotto come questo, che è una plastica, un biopolimero, è un polimero bio-based, cioè un prodotto che deriva dalle biomasse, prodotti di scarto industriale che contengono degli zuccheri. È un prodotto quindi che non toglie risorse alimentari, quindi diamo una seconda chance a queste biomasse. Questi sono dei cucchiaini da gelato, per esempio, in tutto e per tutto uguali a quelli che già conosciamo. Qual è la caratteristica però? La volontà è stata quella di trasformare il nostro prodotto in qualcosa che potesse essere utilizzato senza cambiare le abitudini. Questi si possono gettare nell'umido e dopo, diciamo, ormai il ciclo di smaltimento non rimane nulla che elementi naturali. Questo perché è un prodotto che si può definire, voi lo definite rivoluzionario, rispetto alle ecoplastiche già in commercio? Perché questo è un prodotto che possiamo praticamente usare per sostituire tutte le plastiche tradizionali di oggi con le caratteristiche che dicevo prima, cioè la biodegradabilità, la compostabilità, la mancanza di componenti che generano problemi per la pelle, per esempio, e in più la possibilità di riciclarlo. Questo significa che possiamo usare il prodotto in qualunque condizione, possiamo sostituire tendenzialmente tutte le plastiche tradizionali di oggi, in qualunque tipo di settore, dal packaging alla cosmesi, al farmaceutico, all'automotive, qualunque settore in cui c'è oggi plastica, noi possiamo sostituirlo con la nostra plastica buona. Il produttore, cioè o meglio il trasformatore della nostra plastica a un prodotto finito, non trova grossa differenza nell'utilizzo delle linee già esistenti, quindi non deve fare investimenti per modificare quello che già ha. Altra cosa fondamentale da dire, possiamo sostituire tutte le microplastiche che oggi sono presenti nei prodotti della cosmesi, quindi saponi, rossetti, gli shampoo, qualunque cosa che noi usiamo quotidianamente senza saperlo produciamo inquinamento. Questo tipo di microplastica, che noi ovviamente viene sostituita dalla nostra, quando finisce negli scarichi viene distrutta immediatamente perché viene aggredita dai batteri. Un batterio dà vita a questo tipo di plastica, un batterio la trasforma in un prodotto naturale. Siamo da sempre attenti a quello che è il tema della sostenibilità dell'ecologia e tutti i nostri packaging, quindi gli imballaggi che vengono da noi studiati, disegnati, prodotti per i nostri clienti sono tendenzialmente tutti quanti creati con fibra naturale. Tuttavia la carta, il cartone ondulato e quello che è derivato dalla pasta di legno ha dei limiti, limiti strutturali, di tensioni, limiti di tenuta di liquidi per esempio. Quindi abbiamo deciso di fare insieme una joint venture, un'azienda che sarà appunto l'azienda che svilupperà il packaging utilizzando il nostro know-how di sostenibilità della fibra naturale, ma anche questo nuovo brevetto di ecoplastica bio-based, quindi smaltibile, compostabile, che non crea inquinamento. Cartone più ecoplastica. Cartone più ecoplastica. Questo è appunto il tema forte della nostra joint venture, che vedrà i due materiali più ecologici oggi presenti sul mercato e li potremo gestire anche insieme.